Non esiste l'amicizia a New York. Con questo titolo provocatorio inizieremo questo video su YouTube. Premesso che è veramente difficile affrontare questo argomento, perché dovremmo, e lo faremo, parlare innanzitutto di cosa sia l'amicizia. Però quando parlerete a New York, soprattutto con gli italiani, tutti vi diranno di sentirsi, ed è anche un po' un archetipo, uno stereotipo newyorkese dell'uomo che si sente solo, no? E gli italiani ti diranno di sentirsi abbastanza soli, di non riuscire a instaurare rapporti di amicizia veri, che la metropoli per sua natura fondamentalmente sconvolge un po' le vite di tutti, costringendoci a reinventarci. Quindi insomma, quando vai in una città nuova come New York devi fare nuove amicizie, la cosa non è né facile né scontata. Tuttavia, la prima cosa da fare, qualche minuto lo dovremmo diciamo utilizzare per affrontare l'argomento di cosa sia l'amicizia, no? Questa parola che comunque è internazionale, c'è anche la serie Friends, no? Che ha reso così epico il concetto d'amicizia. Però devo dire che una cosa sono certo, è che l'amicizia evolve nel corso degli anni. Ci pensavo ieri, io quando ero un adolescente, quindi nella fase del teen, no? Dai 13 ai 19 anni, io avevo dei rapporti di amicizia col mio miglior amico molto più intenso e ossessivo, che col tempo ovviamente si perdono. Ricordo che di solito il miglior amico è il compagno di banco, almeno nel mio caso, comunque quelli che stavano vicino al tuo banco. E io ricordo che tornavo a casa, allora si usava la linea telefonica fissa, tornavo a casa tipo all'1:30, mangiavo e alle 2:10, alle 2:15 chiamavo al telefono il mio miglior amico o lui chiamava me, e potevamo stare tranquillamente a parlare al telefono, vabbè che quella è un'età particolare, ripeto, però potevamo stare a parlare al telefono fino alle 4, dalle 2 alle 4, 2 ore, con mia mamma che diceva: Piero, libera la linea, che telefono mi serve, no? Ma a volte potevamo andare anche oltre le 2 ore, pensate voi. Ora io mi sono chiesto, ma io cosa mi dicevo con questo mio migliore amico? Di cosa parlavamo in 2 ore al telefono? Io ora come ora non riuscirei con nessun amico a stare 2 ore al telefono. Ora come ora, insomma, puoi stare 10-15 minuti, già ti sembrano tanti, no? Ma come facevamo ogni giorno? Di cosa parlavamo ogni giorno 2 ore al telefono? Quindi quello è un rapporto d'amicizia tipico di quell'età magica e unica in cui siamo adolescenti, quindi i teen, no? I teenagers. Però poi col tempo ovviamente non esistono più questi rapporti d'amicizia, e di solito l'amicizia si trasforma in un'altra cosa. Comunque, l'amico, cosa sia l'amico, un rapporto d'amicizia è abbastanza difficile da definire, però diamo per scontato che ci siamo capiti su cosa sia l'amicizia, cioè una persona con cui probabilmente esci, con cui probabilmente ti frequenti, a cui probabilmente racconti i tuoi problemi e a cui probabilmente chiedi una mano, un aiuto se ne ha bisogno. Io ora come ora ho un'idea di amicizia che è diversa da questa. Sono arrivato a considerare l'amico colui con cui puoi stare veramente mesi senza sentirti, o anche anni, ma quando lo risenti senti che non sia cambiato niente. È una persona con cui non c'è alcuna formalità di nessun tipo e a cui riesci a confessare anche i pensieri profondi. C'è chi dice che nella vita si hanno uno o due amici massimo, chi dice che gli unici amici che si hanno sono quelli che ti fai da ragazzo, c'è chi invece dice che fondamentalmente puoi farti continuamente amici in base ovviamente ai momenti diversi della vita che vivi. Tuttavia, in questo video non voglio parlare di cosa sia l'amicizia, perché ripeto, è un argomento molto complesso. C'è chi dice no, l'amico è colui verso che, diciamo, che se stai cadendo nel fuoco ti salva, e qualcuno dice no, non è vero, non è questo. L'amico è colui che probabilmente a cui non chiedi niente, da cui non ti aspetti niente, proprio perché è un amico e quindi non c'è un rapporto di interesse. Tuttavia, ripeto, non vogliamo parlare di questo, vogliamo parlare perché si dice che a New York non ci sia l'amicizia. L'argomento è molto semplice, la ragione per cui è difficile instaurare rapporti d'amicizia a New York nasce dal fatto che, vabbè, a parte che è vero e non è vero,
perché poi la mia, quello che io ho amato di New York quando sono venuto era la facilità con cui conoscevo persone. Certo, erano conoscenze superficiali, era difficile arrivare proprio a un grado di amicizia vero, potevi uscire ogni tanto, potevi sentirti ogni tanto, ma non è che esiste questo tipo di rapporto morboso e molto stretto d'amicizia. Però io avevo la sensazione che fosse, ce l'ho ancora, una città in cui è veramente molto facile conoscere gente e con cui uscire o passare una serata. Poi che questi perché queste conoscenze non si trasformano in amicizia, per me è presto detto. Ci sono due motivi fondamentali. La prima è perché questa, la vita della metropoli ti assorbe moltissimo, quindi sei molto preso da quello che, ragazzi, molto semplicemente sei molto preso dall'esigenza di dover pagare le bollette, quindi devi fare la tua vita, ed è probabile che gli amici che si creano all'inizio siano inerenti al settore di lavoro in cui vivi. Quindi se lavori in un ristorante ci avrai molto spesso amici nel campo della ristorazione, se lavori nel campo, sei un architetto, saranno amici del tuo studio. Quindi un primo veicolo di relazione è senza dubbio quella dell'ambiente di lavoro. Però la ragione per cui non è facile fare amicizie è proprio perché conosci continuamente così tanta gente che è molto probabile che per un periodo ti frequenti con uno, per un periodo ti frequenti con l'altro, per un periodo ti frequenti con l'altro. Secondo me non si fa amicizia perché si ha troppa possibilità di accedere alla conoscenza di tante persone e quindi i rapporti tendono ad essere più brevi, ma essere di più, in base poi alle esigenze che uno ha durante la vita, cioè in base poi a quelli che sono i cambiamenti che si hanno durante la vita. Magari sei single e ti serve l'amico con cui uscire a far baldoria, sei fidanzato e ti serve invece l'amico con cui stare in compagnia tra fidanzati. Quindi ogni cosa può cambiare. Quindi il primo motivo per cui non esiste l'amicizia a New York è proprio perché, avendo accesso alla conoscenza di tante persone, tendi ad avere rapporti, i rapporti si creano e si consumano di fretta. La seconda ragione è perché New York è una città da cui tutti, secondo me, se ne vanno, è in cui tutti vengono e se ne vanno, quindi magari non riesce a creare rapporti d'amicizia proprio perché la gente non è proprio fissa a New York. Non dico che sia un aeroporto, ma c'è un ricambio continuo di persone che vanno e vengono, quindi alla fine non ti affezioni troppo a gente che, per esempio, ritornando al mio amico Dario, che io considero un amico, lui dopo un po' se n'è andato, mentre magari perché è prevedibile che uno vada e uno venga. Però dobbiamo anche capirci una cosa: molto spesso noi parliamo del concetto di amicizia basata su quella che è la realtà della provincia italiana. Cosa succede? Nella provincia italiana è molto solidificato e consolidato è molto consolidato l'idea del gruppo di amici, della comitiva. E quindi gli amici sono coloro che appartengono alla tua comitiva. Questa comitiva viene, si crea o a scuola o tramite gli amici del fidanzato o della fidanzata o tramite, diciamo, la vicinanza territoriale, gli amici del quartiere, no? Gli amici del muretto, o tramite, diciamo, un condividere uno stesso modo di essere all'età adolescenziale. Quindi noi parliamo dell'amicizia intesa all'italiano, quindi l'amicizia considerata come quella non adolescenziale, quella da provincia italiana. Io ho mia sorella Chiara, che lei ha gli amici di tutta una vita, con cui è stata adolescente, con cui sono stati all'università assieme, con cui, diciamo, si continua a frequentare dopo che si sono sposati. Quindi noi parliamo di amicizia, di quell'amicizia che dipende dall'idea di comitiva italiana, quindi di un gruppo abbastanza ristretto di persone che si frequenteranno per sempre. Ma affinché vi sia quel tipo di amicizia, ci devono essere i presupposti della provincia italiana, quindi di un ambiente piccolo dove ci sono sempre le stesse persone e dove il tempo gioca a tuo favore, perché non è che
non è che cambia qualcosa, la provincia è mobile, ragazzi, quindi con tempo una relazione tende a consolidarsi. Quando ti sposti e passi dalla tua città ad una metropoli, che sia Londra, che sia New York, che sia Madrid, che sia Parigi, ma che sia anche Milano, e io penso che dipenda anche da Milano, è chiaro che tutto quel sistema di amicizie consolidate nell'immobilità della provincia svanisce. La cosa che io ho amato di New York era proprio questo: in Italia tu avevi la comitiva e stavi all'interno della comitiva, ti fidanzavi spesso all'interno della comitiva e le entrate e uscite della comitiva avveniva, come dire, per affiliazione. C'era qualcuno che portava un amico o un'amica alla comitiva e di solito quel qualcuno si fidanzava con uno della comitiva. Quindi l'idea della comitiva italiana a me non mi è mai piaciuta, quel tipo di amicizia a me non è mai piaciuta perché era molto chiuso, molto serrata. Quando sono venuto a New York, in questa superficialità di New York, come la chiamerebbe uno, io mi sentivo libero perché io potevo decidere ogni sera con chi uscire, andavo a una festa, conoscevo sempre gente nuova, non ero obbligato, non avevo un obbligo, diciamo, di stare con la comitiva, non avevo obblighi morali verso una comitiva. La stessa cosa quando esci, no? Io ricordo una cosa molto divertente quando uscivo in Italia. Quando esci sei abbastanza obbligato a fare quello che fa la tua comitiva e quando te ne vuoi tornare a casa prima tutti dicono: no, ma dai, rimani, vai qua, ma che importa. A New York era diverso, uscivo con questi amici, poi cenavi assieme, dopodiché chi se ne voleva andare a casa diceva: no, io me ne vado a casa, e allora gli diceva: vabbè, ciao. Chi invece voleva andarsi in discoteca: io vado in discoteca, ti viene? Ah, vengo con te. No, io non vado in discoteca, vado a questo concerto. Chi viene? Vengo con te. Ciao. Vai, vai, come no, certo. No, figurati, mi piacere. Basta venire anche. Come no? Lasciamo andare, grazie mille. Seguo sempre, complimenti. Ciao ragazzi. Ciao, buona vacanza. Ciao, ciao. Allora ragazzi, che stavo dicendo? Quindi a me piaceva, io non sono mai stato un fan della comitiva italiana, di quei rapporti d'amicizia all'italiana. A me è sempre piaciuta l'idea liberale di New York, in cui non sei costretto a uscire con gli amici, che non è che si offendono se non vai, che quando te ne vuoi andare vai, che se vuoi uscire una volta con uno, una volta con l'altro, o uscire da solo. Quindi quando mi dicono: beh, ma a New York non si riescono a fare amicizie vere, io dico: ok, è vero questa cosa, ma è questo quello che io cercavo, non un rapporto di amicizia da comitiva, ma l'idea di una amicizia a geometria variabile che in una città in cui c'è tanta gente può cambiare continuamente. Però sai che magari ti vuoi fare una serata, io chiamo a Giuseppe per farmi una serata, chiamo a Matteo, chiamo un altro amico, mi vado a fare una serata. Quindi questa è la prima cosa che voglio dire, una delle cose importanti che voglio dire, cioè che il concetto d'amicizia cambia quando vai in una metropoli. È vero che però a volte, e poi c'è anche un'altra cosa che voglio dire, io gli amici ce l'ho, ma non devono essere persone che io considero amiche, ma non devono essere necessariamente a New York. E questa è anche la bellezza dei social o della facilità di comunicazione. Ho un amico che sta in Argentina, un amico che sta a Roma, e posso comunque, non mi vado a mangiare una pizza perché non stanno a New York, ma posso comunque continuare a parlare, a confrontarmi con loro, oppure stando qua a New York, quindi io non sento la mancanza. Quindi quando dicono: beh, ma in America è difficile fare amicizia, io dico: guarda, è probabile che sia veramente difficile fare amicizia per il semplice motivo che quell'idea di amicizia che si basa sull'idea immobile della comitiva di provincia non esiste qua, perché c'è una metropoli, c'è la vita della metropoli. Se cerchi la tua comitiva, probabilmente non devi fare a New York, devi andare altrove, perché la vita della metropoli è molto diversa. Puoi uscire solo, puoi uscire con amici occasionali, puoi uscire con gruppi, puoi andare ad incontri, meetup, puoi fare qualsiasi cosa. Questa è una cosa importante che ci tengo a dirvi. Poi però, andando più in profondità, ti dico che
dopo 12 anni che vivo a New York, è chiaro che il fatto di non avere la comitiva a volte può essere pesante, perché magari a volte vuoi uscire e non sai con chi uscire. Poi ovviamente cambia, tutto cambia anche con l'età, per il semplice motivo che adesso, bene o male, quando uno si fidanza anche i rapporti di amicizia cambiano. Ritorniamo all'età di cui vi parlavo, dei teenager. Quel tipo di amicizia ipermorbosa poi scompare, perché uno si fidanza, uno si sposa, uno c'ha figli, e quindi comunque la sua vita tende a girare più attorno a questo mondo. Quindi è chiaro che se hai 50 anni e non sei fidanzato o fidanzata e non hai figli o figlia a New York, è chiaro che a un certo punto puoi dire mi sento un po' solo, perché non è facile trovare a 50 anni una comitiva con cui uscire a New York o degli amici, perché tutti hanno le proprie vite e sono ovviamente indifferenti alla tua. Comunque, tornando all'ipotesi iniziale e per sintetizzare in maniera definitiva questo discorso, il risultato è il seguente. Senza voler parlare di cosa sia l'amicizia, l'amicizia a New York non esiste, per il semplice motivo che non esiste l'idea di amicizia che si forgia sull'idea di provincia italiana immobile e quindi sull'idea di comitiva. Questa è una cosa fondamentale che va detta. Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto. Ah, volevo dire altre due o tre cose, perché poi bisogna arrivare a chiarirsi. Ovviamente qualcuno potrebbe benissimo commentare e dire nel video non è vero, io sto a New York, ho i miei amici e sto benissimo. Quindi qua va fatto ovviamente una precisazione, che poi tutto dipende da ogni singola persona. Ci sono persone, io le conosco, che riescono a New York ad avere una sorta di comitiva di amici, spesso sono della stessa nazionalità, perché credetemi, poi al di là di tutti, io quel che ho visto è che quando si parla di rapporti di amicizia, gli italiani stanno con gli italiani, gli afroamericani stanno con gli afroamericani, gli americani stanno tra americani, quasi sempre funziona così. Qualcuno magari riesce ad avere più amicizie internazionali, ma all'inizio, quando si è affascinato dall'internazionalità, poi dopo che passano gli anni, in un modo o nell'altro il richiamo nazionale finisce per prevalere, anche perché l'amicizia è un rapporto che implica anche un'esperienza di vita in comune, e quindi spesso è chiaro che da italiano tu hai un'esperienza di vita in comune con un italiano in America e non con un americano di qua. Quindi è chiaro che poi col tempo tendi a fare amicizie nazionali. Qualcuno ogni tanto utilizza come accusa e come offesa, ma tu non hai amici americani. Ma è vero che non ho amici americani, ed è vero che all'inizio li avevo, poi queste amicizie si sono perse, perché all'inizio avevo un'altra età, ero appena arrivato ed ero più affascinato dall'idea di amicizia internazionale. Però è chiaro ed evidente che quando si parla sul lungo termine, l'avere un'esperienza di vita in comune, quindi essere italiani in America, è qualcosa che consolida e solidifica di più l'amicizia della pura internazionalità. Oppure un altro tipo di amicizia che si può fare transnazionale e che regge negli anni riguarda probabilmente coloro che hanno o che nascono sull'ambiente di lavoro queste amicizie, o che riguardano, una cosa molto semplice, un interesse in comune. Cioè metti caso che tu sei un pittore a New York di Brunswick, è probabile che tu abbia amici internazionali legati dall'esperienza pittorica a New York. Metti caso che sei un cantante, è probabile che tu abbia amicizie legate al mondo della musica, non necessariamente italiani, e poi magari c'è anche il tuo gruppo di amici italiani. Anche Martina, per esempio, che è la mia ragazza, lei ha delle amiche italiane, non ha amiche straniere. Però all'inizio, quando venne, io ricordo che usciva quasi sempre con un gruppo internazionale. Poi si è fidanzata, sta con fidanzato, cioè noi tendiamo con l'epoca, con l'età, e questo lo dico a tutti i giovani che magari mi vedono e che ovviamente invecchieranno, con l'età tendiamo a scegliere sempre le soluzioni confortevoli. Questa è una delle cose fondamentali e importanti che vanno dette. Quindi, tornando all'inizio, la domanda che ci siamo fatti è: esiste l'amicizia a New York? La risposta è no, non esiste l'amicizia a New York, ed è il titolo
che gli ho dato, e la ragione è molto semplice, perché l'idea di amicizia nata nella, e forgiata nella provincia italiana è molto diversa ovviamente da quella invece che si ha in una metropoli. Detto questo, io non ho mai avuto amici, più di tanto, neanche in Italia, nel senso che io non sono mai stato un tipo da comitiva, mi sono considerato quasi sempre un tipo solitario, ed è per questo che... Ciao! Bene amici, questo video lo completiamo qua, spero di essere stato chiaro. In realtà ci terrei a sapere cosa ne pensate, apprezzo coloro che argomentano. Per quale motivo? Perché quando io parlo a ruota libera, ovviamente mi vengono idee in testa e le elaboro al momento. Chiaramente io non ho risposte definitive, e quindi se mi confronto anche con la vostra idea nei commenti, io il mio pensiero tende a diventare sempre più chiaro e più evidente su questa cosa. Va bene? C'è una ragazza che saluta. Va bene? Ciao, ciao.